Un mese fa, Giovanna Pedretti, ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano, di 59 anni, fu trovata annegata nelle acque del fiume Lambro. Nei giorni precedenti era stata al centro di una cruenta tempesta social per un post che aveva pubblicato sul profilo della pizzeria Le Vignole. Una risposta a una recensione. Recensione che il fidanzato di Selvaggia Lucarelli ha tentato in ogni modo di smentire, mettendo in atto tutte le sue forze investigative come fosse un caso di Stato. Per via della popolarità della compagna, che ha contribuito al diffondersi delle indagini social tramite i suoi profili, il caso è diventato mediaticamente insostenibile per la signora che alla fine si è tolta la vita. La gogna pubblica allora si è riversata sulla coppia, ma per un mese Biaggiarelli ha mantenuto il silenzio stampa. Torna sui social però e pubblica un lungo video. In molti mi hanno rimproverato scarsa umanità, ma io non voglio chiedere scusa, dice. Intanto la procura di Lodi ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio. Ora che la tempesta si è un po' affievolita, mi preme semplicemente ristabilire un principio di verità, che poi è il cuore di questa vicenda. Questo non è un video pensato da una task force, non ho nemmeno la camicia da penitente, nei limiti del possibile sto bene e non sono qui per piangermi addosso. Cominciamo dai fatti. Il 12 gennaio tantissimi giornali, tra cui Corriere, Repubblica, Open, Fanpage, Il Fatto, Vanity Fair, agenzie stampa come ADN Cronos, alcuni TG, la ministra Alessandra Locatelli, più il nutrito esercito degli influencer dei buoni sentimenti, danno rilevanza nazionale a una notizia dal traballante profilo di verità, quella della recensione omofoba e abilista alla pizzeria. Il giorno dopo finisce pure su alcuni cartacei, insomma, se ne parla ovunque. Io ne vengo a conoscenza da questo enorme dispiegamento di stampa, vedo la recensione, mi sembra falsa e lo scrivo, avendo però cura di censurare il nome della pizzeria, quello della titolare e pure l'ubicazione. Questo perché il senso di fare debunking non è quello di smentire o esporre al pubblico ludibrio una persona comune, come è stato spesso scritto in questi giorni, ma è smontare una notizia, specie se di diffusione nazionale, e criticare l'operato della stampa quando si alimenta di notizie non verificate, monetizzandole con i click su articoli che possono facilmente indignare. Il giorno dopo, in ordine sparso, succedono alcune cose. I carabinieri, spinti forse dalla generale ondata di sdegno per il recensore omofobo, convocano la titolare della pizzeria perché li aiuti a risalire all'autore della recensione. Ma lei non è in grado di farlo. Un telegiornale torna da lei per chiederle lumi sul suo post, che anche a loro avviso sembrava falso, e tra l'altro non con un'imboscata, come spesso è stato falsamente scritto, ma proprio concordando con lei un appuntamento. Una giornalista di Repubblica, il cui nome, al contrario del mio, non è mai stato fatto da nessuno, telefona alla signora prima di me e le chiede se la recensione sia vera. Lei risponde testualmente che quella recensione è assolutamente vera e che, riferendosi al mio post e alla condivisione di Selvaggia, non mi sarei mai aspettata di suscitare tanta cattiveria. Dal momento che mi viene dato del bugiardo e del cattivo sulla stampa nazionale senza motivo, ho telefonato alla titolare per ascoltare la sua versione, concederle diritto di replica o addirittura ritrattare se il mio lavoro fosse stato smentito. Ma così non è stato. E vorrei chiarire che la telefonata ha avuto dei toni cordiali e che la signora ha ribadito più volte che il pomeriggio era andata a parlare in questura di questi fatti. Io per questa telefonata sono stato aspramente criticato e quindi vorrei chiarire che non solo è diritto di ogni cittadino e non solo dei giornalisti chiedere informazioni di qualsiasi sorta, come pure è ovviamente diritto della controparte quello di non rispondere, ma che l'articolo 21 della Costituzione tutela proprio il diritto di ciascuno di esprimere il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Per fare un esempio, il debunking sulla fantasiosa storia della bidella pendolare, non so se ve lo ricordate, era stato fatto da un privato cittadino
che aveva telefonato alla scuola chiedendo di conoscere gli orari della bidella e scoperchiando così le fake news proposte dalla stampa nazionale sulla vicenda. È un privato cittadino, non un giornalista. Ma comunque torniamo a noi. Il giorno dopo si scopre che Giovanna Pedretti si è tolta la vita. E immediatamente sia io che la mia compagna cominciamo a essere sommersi da messaggi di odio, minacce di morte, scatenati dalla stampa, dalla TV e dalle radio che da subito e per 2 settimane hanno sostenuto in modo talvolta implicito ma talvolta proprio esplicito che il nostro e solo il nostro operato fosse il diretto responsabile della morte di Giovanna Pedretti. Questo perché, sempre secondo la stampa, i miei 2 post di debunking, soltanto condivisi da Selvaggia, avrebbero creato una gogna social sulla signora e sulla sua pizzeria. E questa è una delle tante falsità che sono state dette su questa storia, dal momento che si è dovuta persino scomodare un'agenzia di comunicazione, che si chiama Arcadia, per cercare tracce di questa gogna social. E incredibilmente non ce ne sono. Nessuna traccia di questa montagna di odio nei confronti della titolare della pizzeria, nei confronti della quale invece è stato riscontrato un sentiment positivo del 90%, praticamente un plebiscito. E io stesso ho potuto riscontrare come sulla sua pagina non ci fossero insulti, al massimo una decina di commenti scettici. Non c'è stata nessuna migrazione di follower dal mio profilo o da quello di Selvaggia sulla pagina del ristorante. E la signora ha inoltre detto alla giornalista di Repubblica, testualmente, non ho letto i post della signora Lucarelli, ma mi hanno detto quello che ha scritto. E quindi se non ha letto i post, non può aver letto nemmeno i commenti, che comunque non contenevano odio né insulti, né il suo nome o né quello della pizzeria. E quindi perché televisioni e giornali non hanno parlato di altro in quelle settimane? A me Selvaggia è stato detto di tutto, attraverso ogni canale. Chi ha usato veramente i gay e i disabili per avere successo, per guadagnarci, sono proprio Lucarelli e il suo chef amico. Branco latrante di cani che ti viene appresso, che sono i tuoi follower, cioè quelli che ti seguono, e che al tuo segnale scatenano un inferno di escrementi su una persona. Se questo fosse un metodo quasi per cercare una prevalenza sui social, attaccare per vivere. Povero Lorenzo Biaggiarelli, come ha sofferto. Voleva fare la rockstar. Siccome il posto della signora, vero o falso che fosse, certo non spetta a un cuoco, tra uno spaghetto e una fettina di vitello, accertare se sia tale. Ma questa volta il problema si chiama Selvaggia e Lorenzo. Non è che ora, siccome loro hanno fatto una puttana, chiudiamo la libertà degli altri. Ottavio Cappellani si domanda se io e Selvaggia siamo 2 assassini. Daniele Cappezzone afferma che abbiamo schiacciato uno che non c'entra niente per poi colpire, dopo averla sputtanata sui social come delle bestiacce. Sul Corriere Candida Morvillo parla di post senza pietà. Sulla Repubblica Maurizio Crosetti mi definisce l'apprendista della shitstorm, immaginando una conversazione tra me e Selvaggia in cui le chiedo «Tesoro, chi sputtaniamo domani?», accusandomi di aver importunato con dubbi e sospetti una persona forse fragile e indifesa. Il giornale collega alla presunta gogna da noi scatenata l'inchiesta per istigazione al suicidio. Il garantista quotidiano Il Riformista ci dedica un cappio in prima pagina. E da Caterina Balivo le nostre facce campeggiano sul maxischermo mentre si parla di odio e di suicidio. E tutti i contenuti social generati da questi giornali e programmi televisivi sono ovviamente costellati da migliaia di insulti, minacce e così via nei nostri confronti. La giornalista di Repubblica che aveva chiesto chiarimenti a Giovanna Pedretti o il giornalista del TG che era tornato a chiederle spiegazioni non vengono mai più citati. Lo stigma infame dell'istigazione al suicidio viene riservato solo a me e alla mia compagna, nonostante l'assenza di questa gogna social nei confronti della ristoratrice sia stata appurata. Dietro questa gogna mediatica, questa sì, ci sono diverse ragioni e diversi mandanti.
Ma non è questo il punto, anche perché né io e né Selvaggia ci siamo mai addentrati nella discussione sul suicidio, in alcun modo, rifiutando ogni invito da parte di stampa, di TV, che pure sono arrivati, mentre in TV si continuava a parlarne, entrare nella vita e nella mente di questa signora con la presunzione di sapere cosa le passasse per la testa. La storia di un suicidio è stata sviscerata da tutti, in qualsiasi modo, spesso contravvenendo alle indicazioni deontologiche suggerite proprio dall'Organizzazione Mondiale della Sanità a riguardo. Ci sono dei modi in cui si può e non si può parlare di suicidio, cose che si possono dire e cose che non si possono dire. E mentre noi venivamo accusati di aver fatto qualcosa che non si poteva fare, chiunque, attori, ballerine, modelle e non giornalisti, erano lì a discutere di qualcosa che dovrebbe riguardare, secondo lo stesso ragionamento, al massimo gli inquirenti e gli psicologi. In tutto questo, la stampa e i TG, solo pochi giorni dopo, pubblicavano ad esempio le immagini di una donna che abbandonava il figlio neonato presso un ospedale, rendendola riconoscibile, esponendola alla pubblica gogna, così come con la mamma che si lamentò perché venne fatto pagare il biglietto del cinema a suo figlio neonato. Se vedete sotto il post Instagram del Corriere, in cui c'è il suo volto, non censurato, ci sono più di 2000 commenti, molti dei quali, e la maggior parte dei quali di scherno. E potrei andare avanti all'infinito, però non lo farò. Vorrei solo fare una piccola considerazione personale, che è questa. Che in molti mi hanno rimproverato scarsa umanità, ma io non posso né voglio chiedere scusa, come molti mi hanno pur caldamente suggerito di fare, per la morte di Giovanna Pedretti, il cui suicidio ovviamente mi addolora come essere umano. Perché se lo facessi sarei l'ennesimo che utilizza la sua morte per il proprio vantaggio, nel mio caso per riabilitarmi, cospargendomi il capo di cenere e implorando la clemenza della pubblica piazza. Io piuttosto preferisco tenermi lo stigma, il dubbio, il sospetto, piuttosto che tentare la via della pietà affermando qualcosa che non penso. E accetterò con tranquillità tutte le conseguenze di questa scelta. E ne approfitto per comunicarvi che purtroppo non ci sono più le condizioni perché io riprenda il mio ruolo, è sempre mezzogiorno, e quindi non mi vedrete più in onda. Ci tengo però a ringraziare tutti quelli che non hanno mai smesso di manifestarmi affetto, e sono stati tanti, perché nonostante il tentativo di distruggermi sia stato quasi un successo, mi tengo stretto quel quasi e la solidarietà dei tanti che hanno capito a quale gioco sporco si stava giocando. Adesso vado dai miei gatti e almeno loro non giudicano. Cioè il rosso un po' giudica.